chiave mormorava calma e placida al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Francesco Paolo D'Adamo, studioso della storia e delle tradizioni vastesi, è trascorso un secolo dall'entrata in guerra dell'Italia. Sì, la guerra iniziò nel 14, l'Italia, come spesso accade, improvvisamente prende decisioni e entra in guerra nel 1915. Pare che tutto il governo fosse contrario, ma alla fine decise di intervenire. Anche a Vasto molti partirono per il fronte e alle nostre spalle c'è appunto il monumento ai caduti della Grande Guerra. Soldati che non scrivevano solo ai parenti, non è vero? I soldati, ho seguito ultimamente un programma su Rai Storia che parlava delle lettere dei soldati scritte con il sangue, per chi sapeva scrivere, per chi non sapeva scrivere, sempre con il sangue, con un ferretto, un legnetto, qualcos'altro, mandavano lettere ai propri parenti, non c'era l'inchiostro, non c'era altro modo. Però a Vasto c'è un caso particolare, molte lettere venivano inviate a una donna, diciamo, in odore di santità, la famosa Giulia Suriani. Detta? Detta zia Giulietta. Ci racconti qualche episodio legato a questa persona? Ma io la prima volta, quando sentivo da piccolo, siccome c'era la tomba degli avi dei miei nonni proprio in adiacenza con la tomba di questa zia Giulietta, sentivo sempre parlare di questa donna santa che non era, come molti potrebbero pensare, una fattucchiara o una maga, una cosa del genere. Era proprio una persona in odore di santità. È certo che avesse una fitta corrispondenza con Padre Pio, è certo che ha fatto dei miracoli. La storia più simpatica era quella del fratello di mia nonna, decorato medaglia d'oro al valor militare, perché era riuscito con il mulo a portare aiuti ad una trincea dietro le linee austriache. E forse perché ero piccolo, ma il modo di raccontarlo di questo fratello di mia nonna era molto particolare. Lui diceva che camminava sotto il tiro degli austriaci e però reagiva con paura. E allora ci racconteresti qualche episodio? Io ti racconto una storiella che il fratello di mia nonna, eroe della Prima Guerra Mondiale, decorato con medaglia d'oro, per aver portato aiuti alle trincee dietro le linee nemiche, mi raccontava. Io ero piccolo e il suo modo di raccontare le cose da favola faceva un po' paura, adesso forse farà simpaticamente sorridere. Ma dice che lui passava sotto il fuoco nemico, impaurito, e passava davanti ai cecchini che, mi raccontava, lo guardavano come il cane quando ti ringhia e ti abbaia, e lui aveva paura di questa situazione. A fianco a sé passava una vecchietta che gli diceva in dialetto vastese: «Na paire, na paire, dengareca, nendevir, camè». E quella era zia Giulietta, che l'ha aiutato, questo raccontava, a passare le linee e compiere l'azione che gli era stata assegnata. Indenne, assolutamente indenne, morto a 75 anni all'epoca, era una bella e veneranda età. Ma questa non è l'unica vicenda legata a questa persona. No. Se ne raccontano tante, tra l'altro i parenti, i discendenti di zia Giulietta avrebbero da dire molte cose più di me. Mi raccontava giorni fa una signora che il marito, cosciente del fatto di avere questa moglie, quando stava in trance che sembrava morta, aspettava tranquillamente che lei tornasse in sé,
e gli mostrava e gli raccontava quello che gli era successo, dove era stata. Una volta racconta, sempre fatto inerente la guerra, che mostrò il grembiule pieno di fori delle mitragliatrici, fori che erano stati causati appunto sul fronte mentre lei si era trasportata in quell'area, in quel luogo. Giulia Suriani era nata nel luglio del 1855 e morì il 28 dicembre del 1930. Era una donna piccolina e aveva un occhio di vetro, perché si racconta che durante una delle sue trance l'ha perso. Doveva essere un personaggio veramente magico, perché non si faceva mai fotografare, non partecipava a manifestazioni, feste, nemmeno ai funerali. Quindi era un personaggio molto particolare, non si specchiava mai. È vero che tantissime persone venivano qui, a casa di zia Giulietta. A quanto pare sì, specialmente durante il periodo della guerra, passavano per chiedere informazioni sul figlio, sul marito che stava appunto al fronte, e una delle cose che si dice, si racconta, è che se non si affacciava zia Giulietta alla porta o alla finestra, voleva dire che non c'erano speranze, che la persona era morta. E tornando a casa, questa persona che chiedeva notizie trovava già sulla porta il postino che portava l'annuncio. L'annuncio della morte. L'annuncio della morte. C'è anche un aneddoto che riguarda un insidioso viaggio in nave. Sì, un fatto che non c'entra niente con la guerra, perché dal 1855 al 1930 ne sono successi di fatti, però questo è molto particolare. Famiglia di emigranti, prima di partire chiedono notizie, come sarebbe andato il viaggio, se era il caso di partire per gli Stati Uniti. Zia Giulietta dice: sì, avrete molta fortuna e le cose andranno bene, però durante il viaggio penserete di morire, perché succederà qualcosa di veramente catastrofico. Pare che durante il viaggio ci fu una tempesta, di quelle terribili, un mare forte, e lo stesso capitano della nave, comandante della nave, pregava affinché non succedesse niente, ma non c'era più niente da fare, la nave stava affondando. La signora che aveva contattato zia Giulietta si è ricordato le parole, dice: quando vedrai che non ci sta niente proprio da fare, chiamami che vengo io. Mi viene, è terribile sta cosa. Pare che sulla poppa della nave o sulla prua della nave comparve una signora che pregava con tale intensità che tutti si accorgessero di questa, che non era una passeggera. E il comandante della nave, quando la mareggiata passò e loro riuscirono a sbarcare, non vedendo questa donnina che stava lì sul posto, chiese a questa gente, alla gente, chi fosse. Nessuno la conosceva, e mentre i vastesi dissero ai Tizio e Caio di Vasto, raccontarono la storia e dicono che il comandante di questa nave venne direttamente a Vasto perché voleva vedere sul serio se poteva essere plausibile un fatto del genere. Perché siamo venuti davanti al cimitero di Vasto? Perché Giulia Suriani, altrimenti detta zia Giulietta, è sepolta qui.
non andiamo dentro dove c'è la tomba, perché con tutti gli imbecilli che ci sono in giro non vorrei che qualcuno, per fare gesti particolari, possa profanare la tomba. Anche perché chi conosce, e sono in tanti, il luogo, la rispettano e lo rispettano e portano puntualmente fiori ancora oggi, nonostante siano passati oltre 80 anni dalla morte. E pare che l'ultimo intervento di restauro di questa tomba abbia messo in condizione chi ha operato di verificare che è ancora la salma, cioè sia Giulietta sia ancora in carne ed ossa. Poi si dice, penso però che sia una favola, ma io non lo farò mai, che bussando dall'esterno sulla lapide, dall'interno si senta ribussare. Io non l'ho fatto e non lo farò. Zia Giulietta aveva anche una fitta corrispondenza con Padre Pio. Sì, abbiamo detto all'inizio che aveva questa fitta corrispondenza e tutte le lettere, insieme alle lettere dei soldati, sono stati rinchiusi in una cassetta, in un sacco, e nascosti, perché per sua espressa volontà è stato deciso di non bruciare e non buttare niente. Tutto è stato nascosto in una casetta all'Incoronata. All'Incoronata questa casetta la stanno ristrutturando proprio in questo periodo, e spero che queste lettere, se dovessero venire alla luce, non vengano disperse, perché sarebbero un patrimonio non economico, ma un patrimonio storico importante per la nostra città. Ultimo aneddoto è questo. Il giorno prima della sua morte morì una figlia di Giulia Suriani, e persone che andarono a casa sua le dissero: «Zia Giulie, alacchi suggi, ecco il popolo!» Lei rispose: «Uggi, ad avvedete muan!» Il giorno dopo morì. E a distanza di oltre 80 anni i vastesi continuano ancora a venerare questa donna in odore di santità. Non solo i vastesi, ma moltissimi emigranti, quando tornano, si recano su questa tomba a portare il loro omaggio, lasciano i fiori e bussano. E recitano anche una preghierina che io me la sono scritta, me la sono fatta raccontare da una parente. Che prego. Dice: «Zia Giulietta mia beata, in questo mondo siete stata, nell'altro vi trovate, pregate l'Eterno Padre per le mie necessità». Semplicissima, forse anche troppo, però per il tipo che era questa donna penso che sia più che sufficiente, perché i santi non hanno bisogno di arzigogoli.